Innanzitutto, complimenti Davide. Grazie. Una partita dove sei stato sicuramente un fattore determinante tra rigore procurato grazie a un tuo cross, assist e anche, insomma, ci hai messo anche il tuo zampino a livello personale. Sì, sicuramente sono molto soddisfatto della mia prestazione, ma questa vittoria va alla squadra perché è tutto merito loro se sono riuscito anche a mostrare questa prestazione oggi. Il Rimini oggi ha dimostrato di esserci perché era un momento importante, un momento delicato, quattro vittorie, quattro sconfitte consecutive tra Coppa e campionato, ci hanno aperto un po' qualche crepa, oggi diciamo l'avete un po' chiusa. Sì, tra noi compagni e il mister ci siamo detti che ci serve la motivazione, ci serve lo spirito giusto per intraprendere questa partita e siamo riusciti a portare questa vittoria a casa con motivazione e coraggio. Buonasera Davide. Quando hai campo sei micidiale, no? Stasera l'hai dimostrato. Tante volte hai sofferto, magari un po' avversari che ti stavano più appiccicati addosso, probabilmente anche quella la differenza, però stasera ti è riuscito tutto estremamente facile a vedere da fuori. Sì, il mister mi ha sempre detto di puntare alla profondità, soprattutto anche con questa squadra perché ti lasciava tanti spazi. Quindi ho sfruttato la mia qualità nello spazio e oggi è andata bene. Ci sei in tutti i gol perché hai fatto tre assist, ti sei procurato il rigore, uno l'hai fatto. Qual è il momento preferito della tua partita? Il momento preferito della mia partita è stato il gol. Perché lo dedico a mia sorella che oggi ha fatto 18 anni, quindi questo gol l'ho sentito molto, però per il resto sono contento per la squadra e tutto merito loro. Continui a dimostrarti comunque un fattore, sia in termini di assist, sei arrivato a 11, in termini di gol. Ovviamente immagino che non ti vorrai fermare, invece questo Rimini dove può arrivare secondo te? Ma questo Rimini deve partire da oggi, da questa vittoria importante. Sicuramente mancheranno altre sei partite difficili, dovranno essere sei finali. L'obiettivo ad oggi è ancora la salvezza, quindi dobbiamo puntare a quello. Poi, quando arriviamo alla salvezza, possiamo puntare più in alto. Buonasera. Buonasera. Oggi sei entrato e come sempre avevi una gran voglia di fare gol. È arrivato il quinto sigillo stagionale, tenuto conto anche dei minuti che hai giocato, direi insomma che è un ottimo bottino a questo punto del torneo. Sì, sono veramente soddisfatto sia per il gol ma anche per la squadra perché ci voleva. Dopo le ultime tre partite oggi era fondamentale dare continuità al percorso che avevamo intrapreso fino a 3 settimane fa. E per quanto riguarda il gol, sì, quest'anno mi sta venendo bene entrare e segnare. Oggi è stato un gol comunque abbastanza facile, magari rispetto agli altri, però sono contento che siano arrivati 3 punti. Leonardo, buonasera, ciao. Buonasera. Hai scelto un buon modo per partecipare alla festa, no? Perché quella di stasera fondamentalmente è stata una serata nella quale vi è riuscito un po' tutto, forse anche quello che non vi era riuscito nelle partite precedenti. Sì, come ho detto anche l'altra volta, sono periodi dell'anno dove l'importante è non disunirsi e oggi abbiamo dato una grandissima risposta e nulla, bisogna continuare così. Adesso domani ci alleniamo, poi avremo 2 giorni liberi e poi torneremo a Rimini per preparare al meglio la partita contro l'Olbia perché ancora il nostro primo obiettivo non è stato raggiunto, anche se non dobbiamo fermarci a solo l'obiettivo della salvezza perché, come dice la classifica, possiamo fare anche qualcosa di meglio. Però il fatto che questa vittoria vi abbia notevolmente avvicinato a quella che è la quota salvista, fondamentalmente questo può dare un po' quella libertà anche di testa per cercare di affrontare questa parte fine del campionato aggiungendo qualcosa, no? Sì, ora pensiamo a fare questi ultimi 2 o 3 punti che mancano e poi appena riusciremo a
avere la matematica e poi proveremo a fare magari il prof, ecco. Domanda abbastanza banale, se non vado errato, se l'ultimo gol era il 14 gennaio con la Torres, spesso hai giocato in spezzoni di partita, però penso sia per te una soddisfazione, una liberazione, no? Questo gol, anche se sul 5-1, anche comunque dimostra che ti fai trovare pronto e ti dà anche morale, quella spinta in più. Sì, questo sicuramente per noi attaccanti segnare una liberazione, ma questo gol viene da 2 mesi e mezzo di sacrifici, comunque di sofferenze, perché come ho appena detto, quando un attaccante non segna non è facile, però siamo un gruppo bello, siamo tutti uniti, noi, staff, dirigente e tutto. Anche a me personalmente mi hanno fatto sempre sentire importante e nulla, sono felice e speriamo che non sia l'ultimo, magari qualcun altro che può aiutare ancora di più la squadra a portare a casa il risultato. Buonasera Buonasera. Andrea. Possiamo, penso, senza timore di smentite, definire la tua migliore partita di quest'anno. Sì, dai. Allora, l'importante è che sia andata bene. Venivamo da un momento difficile. Dopo aver perso 4 partite, compreso la Coppa, ci tenevamo tanto a riscattarci. Quindi abbiamo dato una prova di grande carattere. Ci siamo parlati tra di noi in settimana. Volevamo fare una grande partita e ce l'abbiamo fatta. L'emozione per il ritorno anche al gol? Il gol è sempre un'emozione importante. Poi avevo promesso alla mia compagna che siccome aspettiamo un altro bambino gliel'avrei dedicato. Ci ho messo un po' di tempo, però è arrivato. Ciao Andrea, buonasera. Buonasera. Certo che in un momento così arrivavate da un periodo complicato, no? Dal punto di vista delle prestazioni e anche dei risultati, e segnare, sbloccarla dopo 7 minuti è stato fondamentale, al di là della bellezza del gol e della tua soddisfazione personale, è stato un po' fondamentale per avere quella spinta positiva dopo essere andati sotto per tante partite, no? Sì, diciamo che abbiamo dimostrato che abbiamo un gran carattere, poi sicuramente sbloccarla subito all'inizio facilita tutte le cose. Eravamo abituati purtroppo a prendere gol ultimamente nei primi tempi, quindi le cose oggi le abbiamo fatte girare in modo diverso, siamo stati bravi tutti e quindi è andata bene così. Andrea, il gol è stato bello, ma il quasi gol che hai fatto poteva essere da cineteca, se fosse entrata. Sì, diciamo che ne ho sbagliato anche un altro, però Sì, ma quello quello. era veramente da copertina. Sì, dai, peccato che non è entrato, ci ho provato come sempre, purtroppo è uscito di poco. Il risultato ha detto che non ha influito, però da quel possibile 3-0 al 2-1 che ha rischiato di riaprire, anzi ha riaperto completamente una partita che se no con quel 3-0 sarebbe praticamente chiusa in un tempo. Sì, diciamo che appena ho sbagliato il gol, poi ho visto che abbiamo preso rigore nell'azione dopo, purtroppo ho rosicato tanto, perché se facevo il 3-0 sicuramente quel rigore non lo subivamo, se c'era o non c'era non so. E quindi dai, siamo stati bravi dopo il secondo tempo a far subito il 3-1 con Davide Lamesta e metterla ancora dalla nostra parte la partita. Personalmente, un'ultima cosa, come hai vissuto un po' l'arrivo di Garetto e un po' anche questa staffetta che c'è stata? Perché sicuramente nel ritrovare la condizione, un po' di continuità, anche di minutaggio ti è mancato, quindi che settimana hai vissuto? No, sicuramente la concorrenza fa sempre bene. Io cerco sempre di vivermi bene la settimana, di farmi trovare pronto quando il mister mi chiama in causa. Quindi oggi, quando ho giocato Garetto, ha fatto bene. Oggi è entrato, ha fatto bene. Io, quando devo giocare, io cerco di dare il massimo e far bene anch'io.